sa che il comandante c'ha il bisogno. Dalla radio. Sì, sì, perfetto. Toscano, stai parlando sulla nostra canale radio, vai sull'82 tu. Vuol dire che c'hanno il blocco delle frequenze, che sono un mondo che sistema tutti lì. Vedono gli hangar da qui, state giù, passi. Ok, c'è della roba dentro gli hangar. Poco perché ho il lanciarazzi dietro troppo visibile. Ah, l'ho vista. Non vedo movimento però. Sì, io vedevo uno che si muoveva. Forse no, anche tu sei sceso. Guardi, non possiamo scendere. Poi a 4 gradi c'è un camion che va distrutto, Un camion che va distrutto a 5 gradi. 4-5 gradi. Sì, l'ho visto. Noi parliamo a voce, ma mettiamo la voce bassa? Dentro ogni hangar mi pare ci sia un elicottero, quindi direi che possiamo... Ah, quel casino. Proviamo a ricambiare. Ok. No. Proviamo con la voce, mi sentite? Loro siano in posizione. Adesso diamo un'occhiata contorno e vediamo... Adesso devi andare. Io sono sul canale 82. Sì, anche io. Canale 82. Bene, sono sul 82 anche io. Ora proviamo a salire fino alle case più vicino a vedere se riusciamo a visualizzare qualcuno degli obiettivi. Dobbiamo avere la prima Niente, parliamo a voce, non so che fa. Sì, sì. Andiamo alla collina ai nostri 90 gradi, possiamo stabilmente se le mostre questa abitazione. Cioè, i velivoli.
Quindi dai un'occhiata toscana col termico. Sì, sai, facciamo una ciuffina là. Cioè, andiamo verso la nave. Andiamo indietro, scendiamo a collina, poi ci muoviamo indietro. L'altro lato toscano e messi sta al centro. Ok, cosa vediamo? Non ci sia nessun movimento. No. Ma a raggiungere l'edificio successivo a ovest. Se quella a 45 gradi, la collina che intendevi? Sì, quella va a noi. Ridine, sei tu al nostro nord? Sì. Sono passato alla cassa successiva ovest. Sembra libero. Okay, avanziamo ancora. Vediamo da dove possiamo passare meglio. Quota siamo? 25, siamo troppo alti. 3. Cercare di scendere un po'. È possibile abbassarci un po' e proseguiamo verso sud-ovest. Diamo un'occhiata da qui giù al campo. Vado io? Sì, è tutto scano. Nemesi, tu stai qua, si vedono già un po' meglio gli hangar. C'è anche un camion a 350. Oh, allora, adesso nascondiamoci, teniamo gli occhi puntati. E comunico alle altre squadre che siamo pronti e aspettiamo il loro ok per ingaggiare. Tiriamo prima un missile, cioè ci avviciniamo, poi tiriamo i missili. Da qui non si riesce, cioè non si riesce bene, insomma. Ah no, si è proseguito verso 220. Ritener, mi ricevi? Sì, ti ricevo, Solas. Toscano? Sì. Devo aprire io la pista, lo state? Sì. Ricordo che avete per 220, giusto? Sto ai muretti che avete davanti a voi.
Poi Riten, siamo in posizione e aspettiamo il vostro ok per sparare e per avvicinarci. Aspetta un attimo che noi ci abbassiamo un po'. Va bene, noi siamo pronti per avvicinarci, non siamo pronti per sparare. Ok. Prosegui Toscano. Sud-ovest sempre? Sì. Per esempio sud-ovest. Oh, è troppo luminoso. E poi il terreno è slavato, cioè non c'hai texture. Perché? Creeper, mi dicevi? Sono le cose di M2. Riceve, Ridner mi ha detto che si sta piazzando e Flipper non mi ha risposto. Ma Flipper non sta su questo canale, eh. Ma cambia canale da solo a caso, sono andato sull'80 prima. Gli edifici qua? No, ora da qui cerchiamo di raggiungere il prossimo campo che si trova praticamente lungo la strada. Questa strada qui. Demi. User left your channel. Cerchiamo di raggiungere il campo che abbiamo più avanti. User joined your channel. Appena arriviamo. Ok, RPG carico. Perfetto, soltielo pronto. Arriva dove c'è quella spana. Faccela anche di corsa, dai, così guadagniamo tempo. Dopo il primo attacco penso che sarebbe meglio spostarci da qui. Dovremmo tornare verso sud o sud-est. Sì, solo dobbiamo avvicinarci per sparare i missili prima. Quindi ci avviciniamo, colpiamo e dopo ci ritiriamo, d'accordo? Ok. Ma hai una televisione accesa lì vicino? Oh, mi ricevi? Sì, Ritter, ti ricevo. Siamo in 038-017. Ho ricevuto e aspettiamo. Allora noi iniziamo ad avvicinarci, Ridner, d'accordo? Anzi, no, rettifico, siamo in 040-017, rettifico. Siete 100 metri alla nostra destra. Sì, all'incirca sì. Ok, allora noi ci sposteremo a sinistra rispetto alla posizione degli hangar. Comunque adesso ci muoviamo, d'accordo? Sinistra rispetto alla posizione di hangar? Ok. Sì, andiamo più a sinistra rispetto ad adesso. Ok. Aspetta, prima di fare qualsiasi movimento aspettiamo Flipper che ci dia l'ok anche lui. Sì, sì, allora aspettiamo qui. Sì, Flipper, ti copio. Noi siamo in posizione, aspettiamo il tuo ok. Sono in posizione, appena sbarcato. Ok, portati in vista degli hangar anche tu e dopo ci muoviamo verso gli hangar appunto per piazzare i carichi e far saltare tutto. Ma noi andiamo in vista degli hangar?
nostro obiettivo non è visto gli hangar, il nostro obiettivo dovrebbe essere alla fine della pista, perché dovrebbe essere il numero 3. E alla fine. Infatti non ha senso che ci spostiamo anche noi verso sinistra. Dovrebbe stare verso nord. Dove, rispetto a dove siamo noi è verso nord, esattamente. Ok, prendo quella sinistra, quando vuoi fuoco. Quando vuoi tu. Tutto. L'altro non è vivo. Si è abbassato. Dai, passando che facciamo il nostro. Però è buono, perché così ora probabilmente convergono il loro. Vediamo se noi ci lasciano qualche spiraglio. Attenzione a questo. Sì, sì, ora attenzione, vediamo se c'è qualcuno in questo villaggio. Se nel frattempo sono sopraggiunti. Questo è il villaggio dove siamo prima sbarcati. Se c'è qualcuno che si vede. Direi di spostarci velocemente. Comunque sì, via via. Via. Di no. Torniamo leggermente sulla collina, dopo deviamo verso ovest. Tosca, vai, scendi. Anche sulla torretta a 320 gradi ci sono dei contatti ovunque. Andiamoci verso ovest, Toscano, adesso. Andiamo a posso vedere, tentare un colpo, dato che controllare è fermo. La pista. Tento un colpo, poi pronti ad andare via verso sud. Credo di averlo colpito, l'ho visto andare giù di colpo. Scattiamo verso sud. Sono scano. C'è una carretta, vediamo se vedo qualcuno. Lì. Possiamo uscire lo scano. Dove abbiamo visto c'è sempre. Siamo passati totalmente. A quello tocca portarsi a distanza utile. Si tira giù. Il problema è se non ci vediamo. Fermiamoci un attimo qui sti cespugli. Se avessimo delle coperture sarebbe buono. Per me non l'abbiamo. Andiamo strisciando, dai ragazzi, non ci alziamo perché sta spottando, l'ho visto. Io e Bellet e Soul credo che sia una buona cosa andare nel complesso, quello in 038, 017, e da lì Solax mi riceve? Vedere di colpire i contatti sulla base. Sirener, ti ricevo. Siamo a 042 e 015, abbiamo in visuale il tipo che Toscano precedentemente aveva segnalato e ovviamente è ancora lì che sta spottando. Avvicinarsi non è semplice perché non abbiamo una buona copertura e lui è ovviamente in una posizione sovraelevata e ci vede bene. Quindi sarebbe rischioso provare a batterlo. Ho capito, Ritner. Senti, vuoi provare a fare un giro da nord e scendere dalla collina quella quota 56? No, noi l'abbiamo superato, non ci ha visto. È proprio per venire incontro a voi che l'avremmo voluto abbattere. Ho capito, quindi cosa pensi di fare ora? A ovest o alla pista, potrei andare a vedere a controllare lì se c'è l'obiettivo. A ovest hai cosa che non ho capito? La pista.
Sì, guarda, tra la 042 e 015. Ho capito, nella zona est della pista, quella più a destra, ci sono tre hangar con all'interno per uno un elicottero. Quindi se volete andare a far saltare lì, fate pure. Noi abbiamo colpito dei contatti, abbiamo ingaggiati la distanza, abbiamo probabilmente abbattuto due contatti. Ok, vi proviamo adesso allora a dirigerci. Quegli elicotteri lì sono okay, protetti dicevo, dalla garita del tipo, c'è il cranio, flippe. Va lui le dico la distanza. Dicevo. La pista ce l'abbiamo praticamente qui di fronte. Oh, già il coso. Non lo so, Toscano, è rischioso. Dovrebbe. E comunque è meglio che vada uno solo a tirarlo giù. Che cioè, in tre strisciando facciamo ancora più pesante. Non si è scioccato. Rischioso Enderly. Lo so. Sì, è coperto. Magari non ci vede. Se passiamo strisciando verso destra, magari lui non ci vede. Aspetta. Andiamo sia a ovest. E andiamo alla collina, quella 22. Però... Andiamo, dai. Procedo verso 280? Sì, procedi, andiamo in direzione di questi hangar. Vediamo se. Se tu tieni di ingasso alla mia sinistra, al contrario. Cioè tu rimani più protetto. Alla mia destra. La voce prendiamo il radio. Mr. Left. Oh no, he's down. Sherman. That's it. Nope, dead. Yep. He's just a smudge now. And then it'll count basically as an asset.